Benvenuti a Bologna. Ci troviamo a Bologna Fiere al momento, dei grattacieli modernissimi, e andremo nel centro storico. E Maury, cosa visiteremo oggi? Visiteremo il centro storico, magari la Montagnola, le torri, non so, vediamo, un po' di portici, un po' di lavigli, soprattutto la zona delle acque. Il giro delle acque. Il giro delle acque, hai visto? Cari amici, faremo il giro delle acque. Sì, le acque di Chianciano. Partiamo il giro delle acque di Bologna. Okay. Salve a tutti. Adesso dobbiamo prendere il pullman e tornare in tre. Sì, dal centro direzionale. Questa è la zona dove facevano il motor show tanto tempo fa. Ecco. E quindi questa è la zona youtuber Maury, dove facevano il motor show, quello che richiamava, diciamo, un sacco di persone da tutti. Beh, tempi belli. Una volta, adesso non lo fanno più. Youtuber Maury e naturalmente Gennaro Gelmini. E cari amici, Porta Galliera, quindi siamo verso via Indipendenza, al di fuori della zona della stazione, andiamo a fare il giro delle acque. La porta della città di Bologna, quindi Maury. Siamo agli inizi del nostro tour. Inizio del tour. Dalla stazione di Bologna ci porta qui, poi dopo piano a mano. Ed è un fantastico giorno di sole e vedremo il giro delle acque. Faremo una bella sorpresina a Maury, che una chicca di un fiume che scorre in mezzo alla città. Bene, non l'avevo mai visto. Ok. Un fiume in mezzo alla città. Infatti Bologna, città delle acque, la riscopriremo, anche se siamo in mezzo alla pianura padana, ma Bologna città delle acque. Al 29 settembre 2020. Senza mascherina. No, vabbè, la portiamo sicuramente. La portiamo. Poi dobbiamo fare i mezzi. E qua è fantastico. La parte della città. La porta della città. E qua a Bologna, la Bologna dei canali. Quindi buon Maury, che faccia ne fa, che c'è la sorpresa, eh? Sì, infatti. Maury, c'è la sorpresa. Adesso, dai, allora, vediamo questa sorpresa, cari amici, apriamo e vediamo i canali, ma i canali... Quale canale? Sono prosciugati i canali, ci sono i lavori. Ci sono i lavori in corso, infatti. È incredibile, hanno prosciugato il canale. Hai visto? Che sorpresa, non ti fa niente. Ebbene, dall'altra sì, c'è anche di là, ma l'acqua non c'è più. Bologna senza acqua. Bologna senza acqua, Maury. Sì, il canale in secca, purtroppo siamo venuti nel momento che devono fare dei lavori, qui evidentemente incredibile. Stanno rifacendo l'alveo, quello che stanno facendo, lo stanno ristrutturando. Cari amici, il giro delle acque di Bologna, e scopriamo che i canali li stanno incredibilmente ristrutturando, come nel miglior scorcio turistico. Naturalmente cosa succede? Un turista arriva in un porto, avete presente come quelli che vanno in Inghilterra a vedere le strisce pedonali in cui passavano i Beatles e la trasmissione Mistero, rimasero che proprio in quel momento stavano sistemando la strada? Alla stessa maniera noi veniamo qui per vedere il giro delle acque e troviamo gli operai che stanno ristrutturando il tutto. Il buon Maury fa la live. Vai. E cari amici, sì, siamo pensierosi di canali in secca, però Maury dobbiamo spiegare anche con i canali in secca come avvenne il percorso, quindi ciò che portò le acque all'interno della città di Bologna. E quindi, bene, adesso spiegheremo. Insomma, qualche roba, qui quando c'è l'acqua che passa doveva essere una... Ma è stupendo qua quando l'acqua passa. Siamo venuti a Bologna e i canali senza acqua. Il canale in secca, è in secca il canale. I turisti vengono e trovano in secca. È molto in secca e ci sono i lavori. E ai tempi del Covid bisogna stare ben coperti. Benissimo, siamo a Bologna in Piazza Maggiore. Io sono un fan del Maury e di Gelmini e ci hanno appena intervistato dei ragazzi dei liceali e ora ci sarà il commento del buon Gelmini. E a me mi hanno raccontato, mi hanno chiesto cos'era l'amore. Io posso dirlo a livello fraterno e dicono che ho detto proprio bene, perché l'amore... Ho raccontato quello che so dell'amore, l'amore per l'universo, l'amore per le cose... allora, l'amore è quello che fa nascere, crescere, sviluppare l'universo. Diciamo che sei stato un po' tangenziale nella risposta. Sei stato un po' tangenziale nella risposta, nel senso che non hai risposto in maniera diretta, sei andato un po' oltre. Io ho risposto in maniera diretta, sì, ma non potevo raccontare... di cose che non pratico, nel senso di una moglie, di una fidanzata che infatti non, però di quello che è l'amore della vita, nella natura, sì. E Maury allora ecco inquadra le due ottime lì, ovviamente Maury, quindi un pensiero, un pensiero ce l'ha fatto, che le due belle ronzelle lì poi giovane. Qui c'è una forma di eco che da un muro di qui si può portare alla voce di là. È una cosa antica questa qui. Adesso il Maury quindi parlerà di qua e noi ascolteremo dall'altra parte, perché c'è un eco che arriva dall'altra parte. Proviamo. È incredibile, ci sente come se eri qua. C'è una forma di eco. Sì, ma ti sento come se fossi un po' più davanti. C'è un eco che è incredibile. C'è l'eco qua, porco cane, la forma dell'eco. Com'era Bologna oggi? Oh, bella, bella, c'è una bella giornata. È stato bello venire qua a Bologna, eh? È incredibile. Veramente. Allora c'è questa forma di eco che per crederci bisogna provarlo. Hai visto che? Maury, sì, adesso andava... No, guarda che è molto molto... E praticamente in questi archi si forma una sorta di eco che chi non aveva la possibilità di andare in chiesa si confessava anche in queste campate, in questi archi. E lì c'è la chiesa. Cari amici, San Petronio, la chiesa della città di Bologna. E Maury, l'impressione? L'impressione mi lascia di stucco, perché della maestrosità. Poi io non sono mai venuto, cioè io sono venuto una volta a Bologna, sempre, ma non sono passato proprio di qua. E questo proprio siamo nel pieno centro di Bologna. La leggenda vuole, questo storicamente provato che questa chiesa doveva essere la più grande di tutti i tempi, la più grande chiesa cristiana di tutti i tempi. Allora cosa è successo? Addirittura più grande di San Pietro in Vaticano, e quindi il Papa finì di dare i fondi, dei soldi per la chiesa, e la chiesa non fu quindi mai ultimata, e difatti la parte alta della chiesa è ancora non ultimata, e la chiesa si presenta proprio così, non ultimata, per questo motivo. Però è la San Petronio, fantastica, Bologna, al 29 Infatti, di settembre alto, 2020. Però è una bella architettura, lo stesso, anche se non l'hanno completata. Originale. Sì, sì, sì. Cari amici, adesso ci spostiamo in varie piazze. Sì, ok. Siamo di fronte alla Fontana del Nettuno, Piazza Maggiore a Bologna, Maury e Gelmini. E infatti, anche se siamo in mezzo alla pianura padana, Bologna è conosciuta come città delle acque, per via dei canali che passavano sotto la città. Però, sorpresa vuole, Maury, cosa è successo ai canali? Che i canali sono prosciugati perché sta facendo i lavori. Stanno ristrutturando i canali e sono prosciugati. Però la Fontana del Nettuno ci accoglie, grandiosa e stupenda come sempre. Qui naturalmente a Bologna. Bologna, città delle due torri, la leggenda, volendo sono due leggende. La prima racconta di due famiglie, Asinelli e Garisenda, che facevano una lotta tra di loro per chi avesse costruito la torre più alta, e naturalmente hanno vinto gli Asinelli, la famiglia Asinelli. Una seconda leggenda racconta di praticamente degli asinelli che, al di fuori di quello che erano le mura della città, questi asinelli si fermarono, e dove si fermarono furono trovate delle monete d'oro. Con queste monete d'oro fu costruita la torre degli asinelli, ecco perché da lì la famiglia Asinelli, ma proprio dagli asini che si fermavano fuori dalla città. La realtà cosa dimostra? Che evidentemente per non pagare le tasse ai tempi nel Medioevo qualcuno metteva i soldi fuori dalle mura della città. Però gli asinelli, sapendo dove la gente andava a caricare le monete d'oro, guarda caso si fermavano proprio lì, e così furono trovate le monete d'oro per la costruzione delle torri. Ok, queste sono le torri, belle alte. Jenny! Ma io penso anche... sì! Io penso anche alla provvidenza, cari amici. Se vogliamo veramente che le cose vanno bene, a volte la provvidenza ci viene incontro, c'è qualcuno che ci aiuta. Qua si può andare anche alle due Madonne, troppo bello questo posto, chissà che luoghi incredibili qua a Bologna. E Maury, allora un tuo pensiero? Un casino, qua devo dire che guardate, queste due torri sono veramente su da una vita, e quando mai lo parlo, sono in ristrutturazione, ma sono su da una vita, guardate qui e c'è un po' di traffico dovuto all'ora di ponte. Pochino. Che vengono sul marciapiede mentre noi facciamo le riprese. Neanche sul marciapiede si può stare. Maury, incredibile. Pensavo che Milano era casinato, ma anche qua non è male. Ma siamo in pieno centro all'orario di punta. È la centralissima all'orario di punta, che sono le 5, le 17. E cari amici, tornando alla stazione, al buon Maury ho detto troviamo i vicoli giusti per andare verso la stazione. E Maury, il vicolo giusto... Il vicolo giusto è la via dell'inferno, questa qui. Abbiamo trovato questa strada, giustamente via dell'inferno, per tornare verso la stazione, cari amici. Dai Maury, il vicolo giusto per andare alla stazione. Andiamo, vieni. Vai, andiamo. Andiamo verso la stazione. Architettura di Bologna, notare mattone e ancora legno, travi originali in legno per farle durare di più, erano a tre messe così e che quindi le annerivano per farle durare di più nel tempo, travi originali, grandi palazzi anche medievali, storici di Bologna. Ovviamente la trave ogni 60-70 anni va cambiata. E Maury, un pensiero a questo aspetto così significativo della città. Molto interessante, molto bello, poi mi piace, è suggestiva. Bello, poi siamo davanti al circolo ufficiali dell'esercito. Bello. Sì. Bologna al 29 di settembre 2020. Il video torna un po' indietro nel tempo quest'estate e propone la casa di Garibaldi vicino Varese, alla Rasa di Varese, dove Garibaldi poi con l'esercito dei 1000 fece l'Italia. E Garibaldi poi naturalmente passa anche da Bologna. Infatti, sì. Qui oggi al 29 di settembre 2020. Okay. E Maury, allora quindi Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Abbiamo incontrato la Rasa di Varese nella sua casa e lo portiamo anche qui. Fantastico. Abbiamo trovato un monumento anche qua. E quindi lo ricolleghiamo con là. Garibaldi ha fatto l'Italia, l'eroe dei due mondi, è stato anche in Sud America. Ricordato dal mondo intero, grandiosa, un grande eroe. Fantastico, che dire, giriamo la statua e scopriamo sul monumento a Garibaldi che c'è la scritta Montevideo, infatti Sud America, città sudamericana, Varese Calatafimi, quindi assolutamente Varese. Varese era una città importantissima per Garibaldi, proprio per la casa Garibaldi, era lì che iniziò a progettare, perché praticamente l'Italia del Nord apparteneva all'esercito austriaco, all'Austria, quindi essendo austriaca a Varese progettò come passare gli austriaci e fare grande l'Italia. E oggi siamo qui alla Rasa di Varese, dove nasce il fiume Olona, a questo fantastico lavatoio, questa sorgente che viene dalla Valle Buragona, sopra qua alla Valle Rasa, perché siamo alla Rasa di Varese, un'acqua stupenda, terreno metà argilloso, metà calcareo, fa quest'acqua fantastica. E poi anche abbiamo il lavatoio che continua qua dietro, anche la parte delle finestre. Mica, siete un rumore. Che dire, Maury? Ah, bello, molto bello. Bella cosa. E si comincia, si va alla casa di Garibaldi. Sì, ok. E che dire, cari amici, siamo qui, Rasa di Varese, appunto, che quel bellissimo lavatoio, com'è l'acqua? Fresca, molto buona. E ci voleva per dissetarci, fa un caldo eccezionale, perché siamo al 30 luglio 2020, un giovedì, ma a visitare La bellissima, bellissima? Beh, insomma, è interessante. La bellissima storica casa, adesso storica, la vedrete, dove Giuseppe Garibaldi stette a, diciamo così, dormire. Gli anziani del luogo della Rasa di Varese raccontavano 30 anni fa, Maury. Sì, sì. Quindi erano racconti orali che facevano gli anziani del luogo e raccontavano che Garibaldi, prima della battaglia con gli austriaci che si tenne a Varese, Garibaldi proveniva dal Lago Maggiore e dal Piemonte, e stette qui a dormire. Ah. E vedremo però vari ambienti. C'è storia qua. C'è storia. Bene, bene. Infatti la casa prosegue di qua e questo è il muro, e questo è il muro esterno, che sono cresciute piante su piante. E abbiamo anche da parte di quelli che erano i luoghi dove Garibaldi ha sostato dentro la casa. Qui abbiamo tutta la parte, quella che era la parte interna, quella che un tempo, lascio qua, ai tempi era la parte interna, della casa. Qui ormai anche un poco pericolante, se vogliamo. Qui c'è una crepa, la parte della casa, c'è una crepa molto pericolante, e anche la parte di là della casa che adesso andremo a vedere. Quindi Maury, considerazioni? Questa qui è una casa storica, una casa che sembra un rudere così, però in realtà qui c'è dormito Garibaldi, quindi... sì, la casa dove passa Garibaldi. Adesso insomma, diamo assolutamente un ragguaglio di tutto ciò che riguarda Giuseppe Garibaldi, che qui sostò con i garibaldini. Veniva dal Piemonte e fece la battaglia a Varese. Scusa la domanda, ma i 1000 ci stavano qua dentro? Erano nel bosco coi cavalli, adesso spiegheremo. No, perché 1000 persone mi sembra piccolo. 1000 persone qua dentro non ci stavano. Ma magari non erano 1000 quando erano qua? Erano no, erano già 1000. Ah. Adesso spiegheremo. Stiamo guardando un po' che... No, perché io, attenzione a appoggiarsi questo loro, perché va a sbattere contro il muro e rischiamo che il muro va giù dalla parte di là. E la casa è tutta pericolante. Però, allora, il buon Maury cosa ha dedotto? Cosa avevi trovato qua? Questa qui sembra un viso, due occhi e un... Sembra incredibile. Ma anche di lì, anche di lì. Il viso di una persona... Naso, occhi, al camminetto. Allora qua si cammina un po' così. Questo può essere assolutamente il camminetto dove Garibaldi stette la sera al fuoco, perché doveva dormire bene per poi comandare la battaglia. Certo, sì. E non era sicuramente Garibaldi altro che pensieri che aveva in quel momento. Allora, dove stavano i 1000, Maury? Semplicemente la zona, la Rasa di Varese, i boschi, sono stati sempre luoghi molto isolati. Sì, infatti. Per esempio, nella seconda guerra mondiale qua si viveva, veniva ad abitare, perché queste erano zone fuori da quello che era l'ambito delle guerre. Poi, durante Garibaldi, chiaramente, questa era una casa in cui non sarebbero mai venuti gli austriaci a cercare. E Dove erano le 1000? Erano per il bosco, non potevano certo tutti stare in questa casa, però nel bosco, quale bosco? Non un bosco qualunque, ma il bosco dove nessuno andava a cercarli. Potevano cercarli solamente se andavano per esempio a raccogliere l'acqua. Ma qui abbiamo invece un pozzo molto grande con una cisterna, e quindi per l'acqua dei garibaldini e per l'acqua dei cavalli dei garibaldini non c'era bisogno di andare lontano. E perché i 1000 erano sempre 1000, Maury? Perché? Perché io ho pensato così, deve essere assolutamente così, praticamente i 1000. Facciamo l'esercito era 1000, il battaglione tutto era composto da 1000 garibaldini, però quando arrivavano nella città la conquistavano e prendevano altri per l'esercito garibaldino. Certo. Poi naturalmente dovevano conquistare e tanti garibaldini morivano purtroppo in questa guerra contro gli austriaci. Allora cosa succedeva? Perché questo era territorio austriaco in quel periodo, e quindi per questo erano sempre 1000, Maury. Sì, sì, perché 1000 erano in quel momento e si accorpavano tante persone nuove, tanti guerrieri nuovi e poi tanti soldati nuovi, e poi quelli che morivano diventavano meno di 1000, ma poi ce n'erano altri nuovi nelle città conquistate. E così. Sì, e sì. Questo può essere assolutamente dove Garibaldi la sera aveva il fuoco, e qui magari ha dormito proprio in questa stanza, in questa incredibile stanza. Qua c'è, aspetta un attimino, ci sono delle iniziali lì. Vedi. E vedi? No, cioè, è un tentativo di schifo. Qui hanno buttato del cemento, ma questa cosa qui l'hanno fatta dopo, hanno tolto i mattoni. Forse hanno voluto fare anche un inizio di ristrutturazione, no. Ma hanno visto poi che andavano sostituite anche le assi di legno, e quindi a quel stare. Punto è andata così. Qua tutto è venuto giù naturalmente il tetto. Qui è difficile muoverci, e questo proprio il cammino veramente strano. E si continua. Si continua, amici. Questa è la breccia del muro che abbiamo visto dall'altra parte, e di qua c'è il pozzo della villa, della casa. Una casa che evidentemente quindi aveva anche degli animali, come era una volta con la fattoria, e questa è la parte proprio del pozzo dove evidentemente, vedete, c'è una cisterna, un qualcosa che contiene tantissima acqua. Qui noi possiamo vedere una situazione in cui in origine si poteva tenere talmente tanta acqua che, bene, quando venne l'esercito dei 1000 garibaldini con Garibaldi, avevano l'acqua senza dover andare lontano. E quindi questo non li faceva scoprire. Un pozzo abbastanza... Adesso non ce n'è più di acqua, si vede. Più in fondo, ma tanto c'è in paese, chi vuole l'acqua certo. La trova in paese, la rasa, al lavatoio, acqua potabile fantastica. E infatti poi, tra l'altro, l'acqua potabile, la Rasa di Varese, ve la consiglio perché viene giù dalla sorgente Buragona, comunque nessuno sa questo nome, per intenderci da sotto il Chiusarella. Il monte che c'è sopra qua, Monte Chiusarella, che è nella Valle della Rasa. Da una parte c'è il Chiusarella, anche il Monte Monarco, dalla parte poi di Induno Olona, Monte Martica, sempre nella Valle della Rasa, e dall'altra parte poi c'è il Campo dei Fiori, Monte Campo dei Fiori, Sacromonte, Monte Campo dei Fiori. questo per intenderci dove ci troviamo. E questa è la valle della Rasa dove nacque il fiume Olona, dove nasce il fiume Olona. E quindi bene, giusto. E concludiamo. E qui continua fino al punto in cui si trovava Giuseppe Garibaldi e il suo cammino.